mi è capitato a me come regista di avere delle persone su un palcoscenico come quello di Taormina o delle ville vesuviane, cioè, si parla di 52 metri di apertura di bocca scena per 25 di profondità. E noi, una parte di noi è stata allevata dentro le famose cantine, tra i 100 e i 200 posti, in una stanza, un salotto buono di una casa un po' ampia, li avrebbe contenuti tutti. Io mi sono trovato a discutere con persone che non sentivo dalla platea, perché con quelle metrature diventava complicato. Se non hai il tuo bagaglio attoriale che ti consente di metterti in diapason automaticamente entrando in teatro tra il palcoscenico e il fondosala, a te manca qualche cosa di fondamentale. Non basta mettere un microfonino che non si vede perché è color carne, ma è penoso perché viene amplificato dalle casse, si sente, è finto, passa con un micro ritardo che la gente coglie, perché la gente non è affatto sciocca. Andando avanti, essendo alimentati a spettacoli sempre meglio costruiti, sempre meglio scritti, sempre meglio articolati nel cinema e nella televisione, poi lo spettatore si siede in platea e vuole vedere qualche cosa di altrettanto preciso, professionalmente riferito, costruito in maniera artigianale ai massimi livelli. Questo molto spesso non avviene perché tutti pensano al teatro, vabbè che ce l'ho, vado lì e faccio scena. Oramai gli attori italiani giovanissimi hanno dimenticato o non sanno proprio cosa sia l'addizione, e questo lo vediamo nei corti, nei vari special televisivi o comunque in certi serial. Si lascia correre un'addizione che sembra naturalistica, in realtà è una sporcatura, perché io posso non essere d'accordo ambientalmente nel fruire quel genere di sporcatura nell'addizione. E molto spesso l'addizione è frutto di un'ignoranza nella lingua propria. L'italiano è una lingua. E c'è stato scritto del teatro, si va da Moravia a Goldoni, si va indietro nel tempo e in un costrutto che è stato centellinato nella sua costruzione per essere recepito e compreso. Io quando lavorai con Frankenheimer, due premi Oscar, e feci un film sulle Brigate Rosse, quando feci il provino con John personalmente, lui mi fece fare quattro provini. In inglese ovviamente, e alla fine mi disse: you get it, vuol dire l'hai preso, ce l'hai fatta. E io mi sentii sto cavolo, come si dice a Roma. Però poi andai da John e gli dissi: scusa, ma perché me ne hai fatte quattro di questi provini? Insomma, tutto sommato, io so che cosa ti sto dando, sapevo che ti sarei venuto incontro per come volevi che fosse il personaggio. E lui mi disse: sai, quando io faccio un provino, prima di tutto devo tenere presente che quell'attimo in cui te sei in scena o nel frame del film, nel momento in cui tu sei lì e stai parlando, o ti capisco al volo o cancello immediatamente quello che tu hai detto perché non l'ho capito, non l'ho recepito. E questo è fondamentale anche in teatro. In qualunque cosa, l'addizione è esattamente questo: fatte capire, se non te capisco, non te seguo, non te sento, non mi interessi.